Questo titolo non uscirà mai né per Xbox né per PC. Si tratta di un'esclusiva di Sony Interactive Entertainment. Cominciamo così, con un tweet di Insomniac Games datato 28 giugno 2017, non per creare polemiche, ma per far capire come i cambiamenti e le opportunità all'interno di un mercato sono spesso indecifrabili anche con giorni di anticipo, figuriamoci con anni di anticipo. Marvel Spider-Man debutta su PC, diventando disponibile sia su Steam sia su Epic Game Store, ma non si tratta di un semplice porting della versione PS4. Quella che abbiamo tra le mani è infatti la versione remastered, rivista a livello tecnico pareggiando il lavoro con quanto visto nel titolo dedicato a Miles Morales. Le migliorie sono abbastanza evidenti, anche se qualche grattacapo tecnico di troppo ha inficiato sull'esperienza. Ma andiamo con ordine. Arrivato nel 2018 su PS4, Marvel Spider-Man si proponeva come un blockbuster senza particolari pretese di innovazione del genere open world, del sistema di combattimento o del game design in generale. La conformazione del titolo infatti non si discosta molto da quanto visto negli anni precedenti, e nonostante abbiamo già creato una dettagliata recensione di quella versione, è giusto fare un piccolo ripasso, anche perché, se strutturalmente il titolo si presentava molto classico nel 2018, riproporlo nel 2022 cambia un po' le carte in tavola. Il contesto è infatti fondamentale e quello di oggi è di una remastered di un buon prodotto con tanti limiti che alla lunga inficiano sulla qualità finale dell'esperienza. Non c'è bisogno di dirlo, ma Marvel Spider-Man ha come protagonista niente meno che Spider-Man, in una New York in miniatura realizzata con grande cura, l'habitat ideale per un eroe che ha bisogno di grossi spazi e tanta verticalità per esprimersi al massimo. Il taglio dato all'opera è interessante, per quanto ci si trovi davanti a un prodotto indirizzato a un pubblico molto ampio, cosa che spiega in gran parte le diverse semplificazioni sul lato del gameplay. L'impronta fornita dagli sviluppatori di Insomniac alla narrativa e al racconto dell'amichevole Spider-Man di quartiere è quella di far vivere le gesta non dell'eroe Marvel, quanto quelle di Peter Parker travestito da Spider-Man. Nonostante il taglio sia semplicistico, è molto intimo, e l'idea di rendere il protagonista chiacchierone in ogni fase di gioco, anche durante le fasi esplorative, si rivela una mossa azzeccata e propedeutica alla costruzione di un personaggio simile ma diverso rispetto alle sue altre controparti. La sceneggiatura di Marvel Spider-Man è composta da diversi strati, di cui quello principale è davvero ben congegnato, fatto di piccoli tasselli che porteranno all'inevitabile finale. Quello che ci si ritrova davanti la maggior parte del tempo è quasi un MacGuffin, un espediente narrativo che qui trova ampio spazio, come se si trattasse di diverse stagioni di una serie TV con il nemico di turno, sino alla stagione finale. La più attesa, ma forse anche la più deludente. Insomnia Games sa sicuramente toccare le corde giuste degli spettatori e durante alcune sequenze, coreografia e regia fanno sicuramente il lavoro giusto, rendendo Marvel Spider-Man una gioia per gli occhi. Tuttavia è difficile non notare come l'ampliamento del target generi situazioni che non ricevono il giusto approfondimento emotivo e soprattutto il trattamento di temi sociali di grande impatto nel nostro presente, ma in questo caso solo accennati. Questa situazione interessante riguarda anche i tre DLC che sono inclusi in questo pacchetto, ossia La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining, tre parti di una storia più grande ma dal carattere molto diverso visti i protagonisti in gioco. Questo ci porta anche alle missioni secondarie, che vivono di enormi alti e bassi, ma in genere sono un pretesto per allungare la longevità dell'opera. Proprio quest'ultima frase è la chiave per capire al meglio l'esperienza Marvel Spider-Man, un open world pieno zeppo di cose da fare, che non lasciano però granché al giocatore, essendo per la maggior parte collezionabili fine a se stessi. L'intera struttura di gioco è infatti decisamente classica e ricorda per molti aspetti il Batman Arkham di Rocksteady. Risulta a tratti incredibile come un'esperienza del 2018 sia ancorata alla filosofia che venne proposta 10 anni prima, segno che il team di sviluppo sia voluto andare sul sicuro, forse anche troppo. Se però ad esempio prendiamo il sistema di combattimento, ciò va più che bene, dato che il sistema simil free flow anche in Marvel Spider-Man fa degna mostra di sé ed è decisamente adatto a premiare l'agilità del protagonista. Affrontare varie orde di nemici, che via via si fanno più specializzate e pericolose, è divertente e si può sfruttare tutta la mobilità dell'eroe sia in orizzontale che in verticale, utilizzando le schivate e i gadget a disposizione. Il combat system è quindi più funzionale che appagante e in questi frangenti fa sicuramente il suo, ma se funziona con le orde non lo fa adeguatamente quando gli scontri sono uno contro uno, ovvero contro i boss. Le boss fight infatti si riducono molto spesso
espresso in un paio di azioni concatenate che prevedono il bloccaggio attraverso la ragnatela per poi colpire, ripetendo il tutto per 3 volte. Non essendoci un counter-attack vero e proprio, le situazioni di combattimento in linea generale risultano abbastanza varie, anche se manca un vero tasso di sfida. Giocando alla massima difficoltà, infatti, Marvel Spider-Man diventa tutto fuorché un titolo complicato da portare al termine, complice anche un'intelligenza artificiale abbastanza deficitaria. Dal momento che sullo schermo si alternano anche le sezioni stealth con protagonisti Mary Jane e Miles Morales, il principale problema di Marvel Spider-Man risiede nella ripetitività delle situazioni, che brilla soprattutto negli eventi casuali presenti a New York City e negli incarichi sparsi per la città. Anche se la varietà dei nemici è interessante, il modo di affrontarli non cambia poi tanto nel corso dell'avventura. Sì, abbiamo diversi gadget e costumi dotati di diversi poteri, ma è molto facile standardizzare l'equipaggiamento e adattarlo alle diverse situazioni. Molti di voi però sono qui per sapere come gira Marvel Spider-Man sui nuovi sistemi, e anche qui l'esperienza è stata particolare. Non possiamo nascondervi che tanto del tempo trascorso tra le vie di New York è stato contraddistinto da una grossa serie di problemi tecnici, tra cui crash improvvisi anche a seguito di esplosioni avvenute in contemporanea. Il tutto contornato da qualche glitch visivo dovuto al ray tracing e alle mesh, soprattutto quelle degli alberi, che talvolta trasformano i vegetali in tutt'altro. Inoltre siamo incorsi in diversi bug all'intelligenza artificiale che ci hanno costretto a riavviare alcune missioni e in alcuni vuoti d'audio nelle sequenze animate. La lista sarebbe anche più ampia, ma molti di questi problemi sono stati in realtà mitigati da una grossa patch che è apparsa nelle ultime fasi della nostra recensione. Insomma, abbiamo incontrato diversi problemi tecnici, molti di questi sono stati risolti, ma tralasciando ciò, Marvel Spider-Man è davvero un gran bel vedere. L'opera di rimasterizzazione, infatti, non tocca solo il frame rate e la risoluzione, ma anche diversi aspetti tecnici come l'illuminazione, che qui ha fatto veramente il salto di qualità. Lo stesso discorso vale per la resa degli shader, decisamente più realistici, come le texture, che sono molto più definite e ricche di maggiori dettagli. Su una RTX 3060 a una risoluzione di 1440p, con ray tracing attivo e DLSS impostato su qualità, i 60 fps sono la normalità, e questo nonostante un'ottimizzazione ancora non eccelsa. Il lavoro di Insomniac era interessante anche per la questione velocità di percorrenza di Spider-Man per le vie di New York, limitata a 32 km orari circa dalle capacità tecniche di PS4, che difficilmente riusciva a caricare in tempo grosse sezioni della mappa. Il lavoro del team è stato davvero interessante e spiegato molto bene alla GDC del 2019. Purtroppo il risultato di questa remastered è figlio di quelle stesse limitazioni, anche nel caricamento delle texture, nonostante la presenza di un SSD NVMe sul nostro PC. Di sicuro l'ottima resa del motion blur aiuta a mitigare le cose, ma ogni tanto si nota quel secondo in più che smorza sicuramente l'atmosfera. Marvel Spider-Man Remastered, dunque, è sicuramente un must per gli amanti dell'Uomo Ragno e dei supereroi in generale, e il più delle volte l'esperienza si può dire positiva. Certo, tutto quanto sa molto di già visto e nessun aspetto dell'opera possiede picchi particolari, con un design delle quest e dei livelli decisamente standardizzato. L'importanza dell'arrivo di questo titolo su PC è forse più data dalla concreta apertura di Sony a questo mondo, un allargamento che aumenterà ulteriormente con l'arrivo della saga di Uncharted. Qualche patch riparatoria in più renderà comunque questo titolo un gran bel vedere e soprattutto un must have per tutti gli amanti dei supereroi.